Che punishment. Quando un uomo parla non può respirare. Questo è il sacrificio del respiro alla parola. E quando un uomo respira non può parlare. Questo è il sacrificio della parola al respiro. Tali sono le due infinite e mortali offerte dell'uomo, sia egli desto o addormentato. Versi tratti dalla Kaushitaki Upanishad. Queste sono le tre adorazioni di Kaushitaki che tutto conquista. Al sorgere del sole egli disse: tu che dai la libertà, liberami dai peccati. Quando il sole era a metà del suo percorso nel cielo, egli disse: tu che sei in alto e dai la libertà, ponimi in alto e liberami dai peccati. Nell'attimo del tramonto egli pronunciò questa preghiera: tu che doni piena libertà, prendimi pienamente libero dai miei peccati. Quando il fuoco arde, Brahman splende. Quando il fuoco muore, Brahman si allontana. La sua luce va al sole e il suo alito di vita al vento. Quando il sole splende, Brahman splende. E quando il sole tramonta, Brahman si allontana. La sua luce va alla luna e il suo alito di vita al vento. Quando la luna brilla, Brahman splende. E quando la luna tramonta, Brahman si allontana. La sua luce va a un bagliore di fulmine, il suo alito di vita al vento. Quando bagliore di fulmine si illumina, Brahman si illumina. E quando scompare, Brahman scompare. La sua luce va alle regioni del cielo. La sua luce va alle regioni del cielo, il suo alito di vita va al vento. Pratardana, il figlio di Devadasa, combatté l'intima lotta con la sua anima e così raggiunse la casa di Indra, la casa dell'amore di Dio. Indra gli disse: Pratardana, chiedi un dono. Replicò Pratardana: chiederò quel dono che tu ritieni il migliore per l'umanità. Un maestro non impone un dono a un suo allievo, disse Indra. Chiedi qualunque cosa ti piaccia. Allora non avrò alcun dono, disse Pratardana. Ma Indra non lasciò il sentiero della verità, poiché Dio è verità. Egli quindi rispose a Pratardana: conoscimi, perché questa è la cosa migliore per l'uomo. Conoscere Dio. Quindi Indra parlò: io sono alito di vita, io sono consapevolezza di vita. Adorami e pensa a me come a vita e immortalità. Uno è l'alito della vita. Quando noi parliamo, la vita parla. Quando noi vediamo, la vita vede. Quando noi ascoltiamo, la vita ascolta. Quando noi respiriamo, la vita respira. E c'è qualcosa che è più grande dell'alito della vita. Infatti uno può vivere senza parlare, allora vediamo il muto. Uno può vivere senza vedere, allora vediamo il cieco. Uno può vivere senza sentire, allora vediamo il sordo. Uno può vivere senza una mente, allora vediamo coloro che sono folli. Ma la consapevolezza della vita che diventa alito della vita e dà vita al corpo. L'alito della vita è la consapevolezza della vita. E la consapevolezza della vita è l'alito della vita. Quando la consapevolezza regola la favella, con la favella possiamo pronunciare tutte le parole. Quando la consapevolezza regola il respiro, respirando possiamo avvertire tutti i profumi. Quando la consapevolezza regola l'occhio, con l'occhio possiamo vedere tutte le forme. Quando la consapevolezza regola l'orecchio, con l'orecchio possiamo udire tutti i suoni. Quando la consapevolezza regola la lingua, con la lingua possiamo gustare tutti i sapori. Quando la consapevolezza regola la mente, con la mente possiamo pensare tutti i pensieri. Non è il discorso che noi dovremmo voler conoscere. Dovremmo conoscere colui che pensa. Non sono le cose visibili che noi dovremmo voler conoscere. Dovremmo conoscere colui che vede. Non sono i suoni che noi dovremmo voler conoscere. Dovremmo conoscere colui che ascolta. Non è la mente che noi dovremmo voler conoscere. Dovremmo conoscere colui che pensa. Namaste. Om Namah Shivaya.